ragazzi, oggi siamo qui per intervistare un strepitoso coreografo e ballerino, Edward Ramos. Eccolo là che sta arrivando. Hola, mami. Ciao, come stai? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Te veo bien. Gracias. Muy contento de estar aquí contigo en este maravilloso sol. ¿Cuántos años hay? 31 años. ¿Da cuánto tiempo sei en Italia? Ormai 12 años que sono con Italia, quindi come la mia seconda casa. La tua famiglia è tutta a Santo Domingo? La mia famiglia, i miei genitori sono a Santo Domingo. Ho un fratello qua a Pesaro e i figli che sono... L'Italia è bellissima. Secondo me non potevo capitare in un altro posto qua proprio. È il posto ideale per vivere. Vuoi parlarci un po' di cosa fai nel tuo tempo libero? Nel mio tempo libero... io sono molto coinvolto per quanto riguarda il mio lavoro, quindi il mio tempo libero lo passo in palestra, lo passo anche qua, vengo qua. Dici un po', tu sai cucinare? Molto bene, mi considero il cuoco numero uno del mondo. Master Chef. Bene, andiamo avanti con le domande. Tu hai iniziato a ballare qua in Italia o a Santo Domingo? No, ho iniziato a Santo Domingo, però comunque penso come ogni ballerino che si trova qua, qua si è voluto. Quindi cominci, fai le radici nel tuo paese, però quando arrivi qua evoluzioni. Tu hai iniziato cosa. Studiando in un'accademia importante o hai iniziato per strada a ballare? No, io inizio per strada. Dopodiché mi appassiono del merengue, che è il ballo tipico di Santo Domingo, e qui vado a studiare in un'accademia dove si fa la musica merengue ripiao, che è il merengue nazionale tipico dominicano, dove si balla con il cappello. Parlando di cappello, tu sempre porti cappelli, occhiali, hai un look molto stravagante. Ci vuoi spiegare perché? Perché secondo me ognuno deve avere una sua personalità, no? Io lo chiamo flow, questo è il mio flow, quindi mi piace sempre il cappello, mi vedete sempre col cappello, con gli occhiali, con un flow un po' particolare. Non è che sono pelato, i capelli. Raccontaci, quando è stata la tua prima volta? Una volta avevo 12-13 anni e mi hanno chiesto di ballare per un ragazzo che faceva il rapper. Noi sappiamo che tu sei stato anche a diverse trasmissioni televisive. Che cosa hai provato? La mia prima esperienza è stata la pubblicità della Festina Orologi con Jerry Scott. È stata molto molto bella come esperienza. Poi un altro video su CD Live con una cantante che si chiama Lamar, dove facevo il ballerino per lei. Vuoi raccontarci del tuo musical? È stato bellissimo perché mi sono ritrovato a ballare a Londra con dei personaggi che non avrei mai pensato. E comunque sono rimasto sorpreso quando mi hanno scelto proprio a me per fare questa cosa qua, essere chiamato da Londra per andare per partecipare in questo musical dove mi vedevo dappertutto, cartelloni, pubblicità, MTV, dove c'era la mia immagine, dove c'era... È stata una bella esperienza. Immagino che avrai un sacco di fans e un sacco di corteggiatrici. Come vivi questo fatto? Un abbraccio a tutte quelle persone che mi vogliono bene e che mi seguono. Vuoi salutarle ora?
un super bacio caloroso a tutte le donne che mi seguono e un abbraccio forte a tutti gli uomini che seguono anche la mia carriera e che gli piace quello che faccio, no?